sindaco Luigi De Magistris e l'assessore al welfare Roberta Gaeta hanno incontrato questa mattina una delegazione di bambini rom provenienti dal villaggio comunale di Via Circunvallazione Esterna. I 20 ragazzi sono stati accompagnati dal pulmino di Napoli Sociale, che garantisce per 9 mesi all'anno il trasporto quotidiano presso le scuole di Scampia. La giornata di oggi in realtà è una giornata anche un po' simbolica, in cui i bambini che sono nati qui in Italia, anche se di origini straniere, iniziano ad avvicinarsi anche alle istituzioni, incontrano il sindaco della loro città, perché questa è la loro città, e li incontrano in un luogo che è un luogo istituzionale che in qualche maniera appartiene anche a loro. Ci sono una serie di attività che noi, attraverso anche il terzo settore, attraverso Napoli Sociale, eroghiamo, ma soprattutto in prospettiva stiamo perfezionando, stiamo ampliando, implementando una serie di attività e di servizi affinché poi possano effettivamente essere raggiunti tutti i bambini che vivono nella nostra città. Il lavoro che l'azienda partecipata svolge in sinergia con il comune e il terzo settore contribuisce in maniera significativa all'integrazione scolastica dei minori stranieri sul territorio e si estende anche ad attività extrascolastiche come l'accompagnamento al mare e ad eventi ludici e culturali. La Napoli Sociale, non, come è possibile vedere oggi, non si limita all'accompagnamento scolastico. Oggi i bambini incontrano il sindaco, ma con loro abbiamo fatto tante altre esperienze. D'estate li abbiamo portato al Lido Balneare, hanno fatto esperienze al centro polifunzionale di Mare Chiaro in alcuni laboratori. Insomma, Napoli Sociale si fa carico di questa, sono oltre 100 gli accompagnamenti di questi bambini del campo attrezzato comunale, quello di Via Circunvallazione Esterna. Questo è un altro pezzo oltre a quello che facciamo quotidianamente per i ragazzi e i bambini con disabilità motoria. Al termine della visita a Palazzo San Giacomo, il sindaco ha consegnato ai bambini la medaglia del comune ed un biglietto per un giro panoramico a bordo del Batomouche.